che c'erano sul mercato. Poi arriva l'Inter e la leggenda dice che l'Inter voleva acquistare Sebastian Rambert, detto Elavion Sito, e che tu sei arrivato nella trattativa un po' così. In realtà è diversa la situazione, cioè ti avevano visto, ti avevano voluto, ti avevano valutato ed erano esaltati dall'idea di prenderti. Arrivo all'Inter, un po' una sorpresa per me, perché nella mia testa, nel mio percorso come calciatore, immaginavo dopo il Banfield magari avere la possibilità di giocare in una grande squadra in Argentina come il Boca, il River, Independiente, del quale sono molto tifoso. E arriva questa chiamata di questa grande società. Mi mandarono la partita da vedere e nella partita veniva fuori questo terzino. Allora, strano comprare un terzino come primo acquisto, ma non me ne importava niente. Questo terzino aveva delle qualità tali, saltava a tutti, non andava mai per terra, sembrava che avesse un sistema di equilibrio nuovissimo. Per cui mi chiamarono dall'Argentina e mi chiesero le persone che mi hanno dato, ma è vero, però ho confermato che e comprammo Zanetti. Un altro continente, una sfida per me importantissima, a solo 19-20 anni, sinceramente pieno di incertezze, di dubbi, perché non sapevo si ero già preparato per questo grande salto, però ero felicissimo, perché sono cose che non capitano tante volte. È vero che l'Inter aveva preso Rambert, giustamente perché è stato il capocannoniere del campionato. Io ho guardato in me un terzino che magari poteva avere un futuro. E quando arrivai qui in Italia, mi ricordo che all'epoca c'era la regola che potevano giocare tre stranieri, del quale uno era Rambert, un altro era Polins e l'altro era Roberto Carlos. Il quarto straniero ero io, sconosciuto. Fin lì, giocando un po' in nazionale, però non con un grande percorso dietro. E la cosa più bella è che da quando sono stato scelto, l'Inter mi ha fatto sentire come a casa mia, perché subito ha scoppiato questo grande amore, questo grande affetto, questa grande fiducia in un ragazzino di 20 anni che ancora doveva dimostrare tutto il suo valore. E sono ancora qui a parlare con te.